storia di Gesù inserita nel seno del popolo Israele, perché avevamo detto che era importante che ci fosse una identificazione di Dio nella storia. E questa identificazione di Dio nella storia comincia con Abramo per quanto riguarda il popolo ebraico, volendo comincia addirittura prima, no? Abbiamo detto quando Dio crea, Dio entra in contatto con le sue creature, perché è lui che le fa, le chiama all'essere con il soffio della sua voce, che è una voce, è una creazione così detta dal nulla, cioè Dio dice e le cose vengono dall'essere. E quindi abbiamo detto, qui siamo ancora nelle tre fasi delle relazioni del Vangelo, sono davanti, ricordate che tutto questo è stato fatto, no? Abbiamo detto fonti extra bibliche, fonti bibliche, perché quattro Vangeli, abbiamo visto caso e coda dei quattro Vangeli, io lì non ci tornerei, a meno che voi non abbiate bisogno di tornarci per qualche cosa, e in quel caso me lo dite. Tutto tace, vado avanti. Invece quello che trovavo molto interessante è proprio questa storia del popolo di Israele che partiva con Abramo. Come vedete, il capitolo del nostro testo dice proprio la storia di Gesù nella storia di Israele, perché scorporarla dalla storia di Israele vuol dire snaturarla in qualche maniera. Io non posso collocare Gesù in senza tempo. Ci sono stati dei film che hanno provato, l'esperimento è stato molto interessante, il primo è stato Jesus Christ Superstar, se vi ricordate, che ha provato a collocare la vita di Gesù attualizzandola per certi aspetti, poi ce ne sono stati altri ancora più, tra virgolette, audaci, no? Però non avevano di mira una questione teologica, avevano di mira una questione, come dire, di maggior comprensione del messaggio evangelico, cioè l'attualizzazione, l'inculturazione, provare a declinare Gesù anche nelle storie, nelle vite di oggi. Se invece noi Gesù lo prendiamo e lo spostiamo e lo facciamo biondo con gli occhi azzurri e lo mettiamo senza spazio e senza tempo, lo snaturiamo, lo togliamo dal momento della storia in cui Dio ha deciso di incontrare l'uomo, che è quel tempo, quel luogo, quel posto e quel popolo che Dio ha scelto per l'inscrutabile sapienza, per noi non sempre comprensibile. Una delle cose più difficile è proprio questa, secondo me, quando si entra dentro lo studio della teologia, accettare che a un certo punto non si capisce più niente. Non subito, perché se subito non si capisce niente è uguale grosso. Uno prova, poi a un certo punto si accorge che proprio in là di così, lo vedrete quando arriviamo al concilio, cioè, la regina, non faccio capire, e uno sono tre, è umano, divino, lì. Quindi qui noi invece stiamo provando a capire, perché abbiamo prediletto l'approccio che io ho definito dal basso, no? Quindi di costruire intorno al Nazareno una sorta di una serie di prerogative che sono state della sua epoca. E vi ricordo con un veloce passaggio di slide, se mi si apre, ecco che il popolo ebraico produce Gesù, Yeshua, Dio salva, vi ricordate? Gesù Cristo, detto poi il verbo, parola di Dio, e il religioso ascolto è il modo in cui comincia la famosa costituzione dei verbum. Religioso ascolto della parola di Dio, proclamando la conferma, fiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, una delle cose, eccolo qua, io qui ho preso la dichiarazione Nostra Aetate. La dichiarazione Nostra Aetate è quella che il Concilio ha prodotto per
Adesso il verbo è difficile. Diciamo per chiarire chiarificare i rapporti con l'ebraismo. I rapporti con l'ebraismo non sono sempre stati facili. Fin dai primi tempi c'è opposizione fra il cristianesimo di matrice giudaica e il cristianesimo di matrice ellenica, ma anche all'interno dell'ebraismo, l'ho detto l'altra volta. Gli ebrei vedono questi ebrei che credono che sia arrivato il Messia come una specie di corpo estraneo al loro interno. Tant'è vero che gli ha detto che l'imperatore li espelle tutti perché litigano tra di loro a causa di un certo Cristo. Perché tutta la fascia che proclama il Kerygma, cioè la risurrezione di Gesù, è vista da tutti quelli che attendono invece il Messia ancora, che attendono ancora oggi come una spina di fianco. E dunque, ecco, questo siamo nel 1965, quindi siamo indietrino, però è una delle ultime costruzioni prodotte dal Concilio. Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. Vi ricordo l'inizio del Vangelo di Matteo, vi ricordate? Figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio di Abramo, figlio di Davide. La Chiesa di Cristo, infatti, riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. La ricordavate questa cosa? È interessante per noi. Ciò che più frequentemente si verifica è l'ignoranza dei rapporti profondi che legano il Nuovo Testamento all'Antico. Abbiamo verificato che è vero? Abbiamo verificato che è vero. Ignoranza dalla quale deriva in alcuni l'impressione che i cristiani non abbiano niente in comune con gli ebrei. È vero. Si è parlato in un certo periodo di teologia della sostituzione, voi siete troppo giovani, però c'è stato un momento in cui si è detto che prima Dio nell'Antico Testamento era così, un Dio vindicativo, punitivo, poi è arrivato Gesù e ha cambiato le cose, ma no. Cioè, adesso, per quel che so io, Dio è immutabile, quindi saranno cambiati i nostri modi di vedere le cose, no? Però esisteva quando io ero piccola questa specie di Dio severo, punitivo, padre e quindi padrone, perché rispetto, tra l'altro c'era dietro anche tutto un discorso di autoritarismo che era legato alla figura paterna, e questo Gesù che invece era dolce, era mite, umile di cuore, che spingeva a chiamare Dio papà. E quindi la dolcezza del Vangelo contrapposta in qualche maniera l'asperità dell'Antico Testamento. Questo c'è stato, non c'è più, ma c'è. Pregiudizi e opposizione reciproca hanno scavato un profondo fossato che la Chiesa si sforza ora di colmare, spinta in tal senso dalla presa di posizione del Concilio Vaticano II. I nuovi lezionari liturgici hanno dato più spazio ai testi dell'Antico Testamento e il Catechismo della Chiesa Cattolica si è preoccupato di attingere continuamente al tesoro delle Sacre Scritture. Ricordate Gesù che dice, lo scriba che tira fuori dal suo tesoro cose vecchie e cose nuove. Avanti così, la Chiesa confessa, questo è Giovanni Paolo II, non più nostro frate, che tutti i fedeli in Cristo, figli di Abramo secondo la fede, sono inclusi nella vocazione di questo patriarca, e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. La salvezza, l'esodo del popolo eletto, il passaggio anche di Gesù, no? Poi dalla vita, alla morte, l'esodo. No. Vi ha detto sempre Matteo, dice Gesù è il nuovo Mosè, e lo dice con quell'escamotage della strage degli innocenti, ricordate?
Ripeto, come Mosè si salvava dalla strage dei bambini, così Gesù è il nuovo Mosè, si salva anch'egli da una strage di bambini. Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'antica alleanza e che essa stessa, l'alleanza, si nutre dalla radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvatico, che sono i gentili, cioè noi. Ed è quello che dice Paolo. Se la primizia è santa, anche la messe è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. È abbastanza chiaro? Questo è il capitolo 11 della grandiosa lettera ai Romani. In realtà non si può esprimere in modo pieno il mistero di Cristo senza ricorrere all'Antico Testamento. L'identità umana di Gesù si definisce a partire dal suo legame con il popolo di Israele, con la dinastia di Davide e la discendenza di Abramo. Ritorniamo all'incipit di Matteo. Cominciate la prossima volta a portarvi dietro della Bibbietta se non vi sta troppo comodo e non venite da altrove. Grazie. Riprendete un attimo, una parola. Non ho letto bene, ma cosa serve? L'inizio del Vangelo di Matteo, versetto 1, titolo 1, versetto 1. No, prendiamo il Matteo 1. E non si tratta solo di un'appartenenza fisica. Prendendo parte alle celebrazioni della sinagoga, dove venivano letti e commentati i testi dell'Antico Testamento, Gesù prendeva anche umanamente coscienza di tali testi. Con essi nutriva lo spirito e il cuore, servendosene poi nella preghiera e ad essi ispirando il suo comportamento. Insomma, come pregava Gesù, ragazzi, siamo un po' disagi. No? Non diceva, cioè, forse avrà detto anche il Padre nostro, io non voglio dire, ma l'Ave Maria sicuro che no. L'ha trovato? È uno. Un uno, sì. Uno, uno. È la genealogia di Gesù. E poi? Figlio di Davide, figlio di Davide, figlio di Abramo, quello volevo, basta. Cioè, vedete come Matteo innesta, vedete che Giovanni Paolo II lo dice, no? Innesta la dinastia di Davide, la discendenza di Abramo, il Messia è di stirpe giudaica. È chiaro che dopo Cristo è morto per tutti, dice la gente, ed è vero, certo che è vero, quasi così non fosse, e tanto che l'Evangelista Luca che cosa fa? Sale all'indietro, scende e va fino a Adamo. Perché? Perché in Cristo tutti siamo salvi, tutti siamo figli. Però, ecco, ricordiamoci da dove arriva. Ed eccolo Luca che vi ricordate, avete visto qui, no? Qui dice, prendendo parte alle celebrazioni della sinagoga, Gesù nutriva lo spirito e il cuore. Dove viene detto? Viene detto nel capitolo 4 di Luca, eccolo qui. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, attento all'inciso, secondo il suo solito. Non è entrato una volta, secondo il suo solito. Queste piccole incisi non sono scritte così, vanno meditati parola per parola. Il di sabato nella sinagoga si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, apertolo, in realtà non è tutto Isaia, forse lo esaminate bene, è una specie di medley di pezzi, però la
La sostanza è lo Spirito del Signore sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Ricordate che vi ho detto che veniva unti. E mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e a predicare un anno di grazia del Signore, perché io l'ho sottolineato che quest'anno di grazia del Signore altro non è che il giubileo, 7 per 7 49, il 50° anno è l'anno di grazia. In cui che cosa succede? Gli schiavi vengono rimessi in libertà, la terra torna senza padrone, eccetera, eccetera, eccetera. È bellissimo, perché Dio ci ricorda che noi siamo qui come forestieri, stranieri, tutti. Passiamo di qui e ce ne andiamo. Il Salmo lo dice, siamo come l'erba del campo. Oggi ci siamo, domani non troveremo più il posto dove eravamo piantati. Questo vale per la bisnonna della mia bisnonna, io non so come si chiamava, non so voi. Ecco, quindi, eppure hanno vissuto, sono stati felici o no, ma sono passati, ecco. Con i bambini dicevo spesso, è facile quando ero piccolo io, nel piccolo io si trovano ancora quelli che avevano fatto la prima guerra mondiale, i ragazzi del 99 soprattutto, no? Mandati in trincea a 18 anni, adesso vattene a pescare. Quindi finiscono le generazioni, si avvicendano, la parola di Dio resta. E questo Dio dice nel Giubileo, tutto ritorni come prima, perché tanto la terra è mia, torna a me. Tu puoi essere anche padrone di quel campo, ma come ha detto Papa Francesco, io il funerale con la ditta di traslochi dietro ancora devo vedere. Ecco, ed è abbastanza vero, perché la gente pensa di portarsi al di là anche tutto quello che si è guadagnato, tra virgolette, qui. Egli è diventato così un autentico figlio di Israele, profondamente radicato nella lunga storia del proprio popolo. Quando ho cominciato a predicare e a insegnare, ma vedrete quante volte, se voi basta che leggiate, al lato ci sono tutti i rimandini all'Antico Testamento, tanti. Se uno avesse la santa voglia di leggersi magari 20 righe, però guardarsi tutti i rimandi, e adesso con internet è facilissimo perché c'è l'ipertesto, basta cliccarci, voi vedreste che Gesù parla con le parole della prima alleanza, poi con la nuova ed eterna, certo, ma è cresciuto per prima lì, leggeva quelle cose lì. Queste scritture, dice, non mirano a abolire, io non sono venuto a abolire, ma a dare il compimento. Eccolo qua. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge dei profeti, io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento, perché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno yod, qua c'è scritto yod, ma è uno yod, che è una virgoletta in ebraico, in alto, o un segno, passerà senza che tutto questo sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti, eccetera, eccetera. Questo è il modo di predicare Gesù, che è tipico di una certa classe sociale che si chiama i farisei. E adesso vi faccio vedere anche perché. La Chiesa ha compreso bene fin dalle origini, vede Chagall, no? Come fa Gesù in croce con il tallit. Il tallit è lo scialle della preghiera, vedete? Posto il perizoma, gli mette lo scialle della preghiera ebraico, è sensato. E sotto c'è la menorah, vedete? Sotto i piedi di Gesù. E il candelabro dalle sette braccia. Il radicamento dell'incarnazione nella storia. Ecco, questo c'è, non c'è un'apologia dell'ebraismo qua dietro, no. C'è semplicemente il fatto che Dio si è rivelato nella storia. Ma non
nel giugno del 69 quando l'uomo è sceso sulla Luna, no? Non nel 1963 con l'uccisione di Kennedy o col papato del Papa Giovanni. Nell'anno zero dell'era cristiana, che coincideva con il momento in cui in Israele c'era questo, questo, questo e questo, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. È tutto abbastanza chiaro? Beh, è di primaria importanza, dove concludiamo, mantenere e rinnovare tale consapevolezza ecclesiale dei rapporti essenziali con l'Antico Testamento. Questo è il discorso del 97, sempre di San Giovanni Paolo II alla Pontificia Commissione Biblica, e dice: non si può staccare Gesù dalle sue radici, perché Cristo sarebbe come una meteora piombata accidentalmente sulla terra e priva di ogni connessione con la storia degli uomini. D'accordo? Fede e storia stanno insieme. Il tempo, ne parlavamo l'altro giorno, il tempo è questo. Il tempo è questa successione di istanti che a un certo punto viene segnato da questa incarnazione. Che voi vediate il tempo come una linea, che voi vediate il tempo come un tondo in cui le stagioni ritornano, visione greca, visione ebraica, come volete voi, a un certo punto Dio ha tagliato questo tempo con l'incarnazione del suo figlio. E noi abbiamo chiamato quel momento anno zero. E da quel momento c'è un prima e c'è un dopo. Adesso io vi faccio vedere, ma solo perché è interessante e perché stasera abbiamo un sacco di tempo, perché non è una cosa che vi chiederò mai, però per farvi capire come noi non abbiamo sempre dato il giusto credito al contesto sociale in cui Gesù viveva, economico, psicologico, eccetera, vi faccio vedere come gli insegnamenti farisaici che noi abbiamo nella Mishnah, in diversi trattati della Torah, siano molto simili a quel che Gesù diceva. Gesù ce l'aveva con i farisei? No. Ce l'aveva con alcuni farisei, ma il suo modo di farisei, tra l'altro, e dopo lo vedremo, erano quelli più vicini al popolo e erano normalmente delle gran brave persone. Poi noi abbiamo creato questo nome, perché Gesù si scaglia proprio anche in maniera violenta contro alcuni farisei che sono falsi, sepolcri imbiancati, guai a voi, ecco, avete chiuso le porte, non fate entrare gli altri, tutto quello che volete, ma io questo lo posso dire benissimo. È come se io dicessi che la politica è una faccenda sporca. Non posso dire questo. La politica è l'arte di gestire la polis. Poi che si sia corrotta in maniera sporca, questo non è colpa della politica in sé, è colpa di chi la fa. E così come ci sono preti, avvocati, medici, professori corrotti e incapaci di far bene il loro mestiere, c'erano i farisei. E a quelli Gesù non la manda a dire. Perché? Perché hanno in mano le chiavi della parola di Dio. Però guardate, a sinistra. Voi avete udito che agli antichi fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che colui il quale guarda nella sua concupiscenza l'estremità del calcagno di una donna, colui è come se avesse fornicato con quella donna. Somiglia o no? A destra c'è il Vangelo, vedete? Voi sapete che nella Torah è detto: colui che sia colpevole rechi un sacrificio e sarà perdonato. Io però vi dico, Dio dice: il peccatore faccia il bene e sarà perdonato. Cioè, la predicazione di stampo farisaico è molto accessibile a tutti e Gesù usa questa tecnica. È proprio una tecnica oratoria, no? Voglio dire, ci sono tanti modi per farsi capire. L'opera dell'amore equivale a tutti i precetti della Torah, e dall'altra parte c'è: anche voi fate loro tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi. Vedete che non c'è tutto. E questi sono personaggi che vivono nell'epoca di Gesù. Allora, perché
E noi, eccolo qui, guardate le radici ebraiche del Padre nostro, se non entriamo qui dentro, però ci sono, no? Nel Kaddish ci sono le radici ebraiche del Padre nostro, e si vede. E, ecco, Kaddish che lo sa, sia magnificato e santificato il suo nome, rimani con noi, sia magnificato e santificato il tuo nome in terra, come viene santificato nel più alto dei cieli. Cioè, la differenza lo dov'è? Perché alla fine questo andiamo avanti così. La differenza non è nel ma io vi dico, perché se io dico non commettere adulterio, do un comandamento generico. Ma se dopo dico, se solo guardi una donna con intenzioni adultere già stai peccando o cominci a meditare di farlo, allargo o stringo il comandamento? Certo, lo stringo, cioè addirittura non può guardare, vabbè, no? Dunque Gesù si comporta così e l'avevamo detto prima, non passerà neanche un segno della Torah. Questo è il suo modo. Però ecco, vedete, Simone il Giusto era solito dire: il mondo si fonda su tre cose, la Torah, il culto e gli atti di misericordia. La legge dell'amore c'era già. E del resto, quando il giovane ricco va da Gesù, cosa gli dice? Gesù, fai questo, 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 dice: ma queste cose le ho fatte fin dalla mia giovinezza. Cosa vuol dire? Che era già inserito in questo contesto di legalità, i 10 comandamenti, guardate, stanno lì a dire che poi l'estrinsecazione di tutto questo, non sto banalizzando Gesù, sto dicendo solo che Gesù è venuto a spiegare l'amore di Dio, d'accordo? A rendercelo chiaro, perché noi non ce l'avevamo tanto chiaro. Non c'è un Dio di prima e un Dio di dopo, c'è un Dio Padre, e questo è manifestato, ecco, il Giubileo ce ne veniamo via, e questo è manifestato da quello che Gesù fa, eccolo qui, guardate, volevo arrivare proprio qui. Prendiamo il termine con cui Gesù si rivolge al Padre, cioè il termine aramaico Abba. Lui lo usa, non dice quando pregate dite Abba, dice quando pregate dite Padre nostro che sei nei cieli, si rifà tutta la tradizione, cioè. Ma lui lo chiama Abba, papà. È tipico, esclusivo di Gesù, c'è pochissime volte, è una di quelle che normalmente si chiamano gli ipsissimo verba, cioè le stessissime parole di Gesù, che sono queste e alcune altre in aramaico, tipo Talitha Kum, Eli Eli, Lema Sabachthani, queste qui, che sono riportate come parole dette, virgolettate, mi spiego? Le ha dette. Questo modo di chiamare il padre papà indica un rapporto molto speciale di Gesù con il suo papà, che non è lo stesso che ho io. Tant'è vero che Gesù dice: voi quando pregate dite, ma lui dice: Abba, padre, tutto è possibile a te. E dice: guardate, nel Nuovo Testamento si trova solamente 3 volte in questa forma, nel Vangelo di Marco e poi in San Paolo, ma tuttavia possiamo dire che certamente è un termine che risale a Gesù. Dunque il primo strato sta parlando della composizione dei Vangeli, eh? Perché anche se il suo uso non è esclusivo di Gesù, ma già può essere riscontrato in qualche raro caso più o meno a lui contemporaneo, è però tipico di Gesù per esprimere il suo rapporto singolare, particolarmente intimo e familiare con Dio, anche perché probabilmente questo appellativo era proprio del linguaggio comune e familiare, Abba, papà. Nella comunità cristiana, e questo secondo me è ancora più pesante, dopo non si usa più. Per rispetto,
resta lì, era tipico suo, noi non possiamo. Perché San Paolo nella lettera dei Romani ci dice che sotto l'unzione dello Spirito possiamo gridare anche noi a Abba. Perché siamo sotto l'unzione dello Spirito. Per questo possiamo farlo, perché Gesù ha mandato quello che ha promesso nel Vangelo di Giovanni, ricordi, il Consolatore. Sì, probabilmente le primarie comunità, cioè quello che io credo che San Paolo volesse dire è che comunque questo tipo di appellativo che è tipico di Gesù lo possiamo usare perché siamo stati fatti figli nel figlio. E quindi possiamo in qualche maniera partecipare di questa natura divina perché Gesù ci ha deificato, no? Risorgendo. Quindi possiamo usare questo termine nella preghiera privata e personale che sono lì da cercare. La Chiesa non lo usa, ma nulla mi impedisce di usarlo. Perché sono stata fatta figlia dal figlio, io sono redenta. Dunque cammino nella luce, o dovrei camminare nella luce. Penso che sia così, gente, però non ti vorrei dire, ma mi sembra che ci sta come spiegazione. In ogni caso, il messaggio degli Apostoli non è più tanto concentrato sul Padre e sull'avvento del suo regno, ma su Gesù che è risorto. Quindi diciamo che i cristiani cominciano a rivolgersi a Gesù. Attenzione, perché quando faremo gli elementi di Trinità noi ci renderemo conto che fa la stessa cosa. Però questo diventa molto difficile. E quando io farò l'affermazione che segue, due punti aperte virgolette, il crocifisso è il risorto, ma per la legge della reciprocità il risorto è il crocifisso, cioè io dovrò dire che Dio è stato crocifisso, e quando dovrò dire che Dio è stato crocifisso, questo Paolo dice scandalo per i giudei, follia per i pagani. Io predico Cristo crocifisso, è un'assurdità. Ma come si fa a crocifiggere Dio? Dio non muore. E questo, sì, per molto prima, è passato da questo canale, che sembra quasi un canale del parto, no? Per poi vedere questa luce nuova. Ma attenzione, perché nel Cristo che muore c'è tutta la sofferenza, la morte e il dolore di tutta l'umanità. E Gesù l'ha preso su di sé, ecco, l'agnello di Dio, che prende su di sé e toglie i peccati del mondo. Per cui nel crocifisso c'è tutta questa sofferenza. Non solo quella lì, ma quella passata, presente e futura. Quindi il peso che ha portato Gesù è un peso infinito. E qualche volta, ecco, non è così facile, diciamo, anche perché non c'è tutto questo bel tempo disteso che abbiamo noi qui, no? Per ragionarci sopra, non è così facile capirlo. E invece noi questo tempo ce lo prendiamo, perché ce l'abbiamo, ci riflettiamo su, poi magari la prossima volta ci nascono delle domande, io sempre spero che ci nascano delle domande, e dopo magari non sappiamo rispondere, che è ancora più bello, perché è il mistero di Dio, no? Non c'è una risposta per ogni domanda. Quindi, però, continuiamo a farci. Allora, adesso torniamo all'esperienza di Israele e da Abramo. Io vi voglio far vedere attraverso Beatrice, ci torniamo un attimo. Alle 8, ecco perché mi. Non so se fra il primo e il secondo tempo facevamo una mini pausa, non la facciamo, vero che non la facciamo? Facciamo magari un pelino più lunga dopo, in modo che mangiamo. Va bene, qui mi interessava farvi vedere se riesco
Questo era quello che guardavamo l'altra volta, ricordate? Ecco, il viaggio di Abramo. Però siccome io poi insieme al viaggio di Abramo vi voglio far vedere anche, vabbè, che vinco perché c'è il libro. Una cosa. Sentiamo meglio sì. Allora. Si vede bene? Io non la vedo per niente, però mi giro con tutta la cervicale. Ecco, e vi faccio vedere che razza di strada ha fatto Abramo, la sua migrazione. È abbastanza interessante perché noi non focalizziamo mai quanto hanno camminato, si camminavano. Non è che oggi per andare fare la cosiddetta fuga in Egitto, no? Probabilmente Gesù, Giuseppe e Maria sono andati da Gerusalemme a Gaza, oggi si va in un paio d'ore in macchina. Non so quanto ci hanno messo, il torso di asino, no? Però noi, ecco, queste cose qui, io lo sto facendo proprio per farvi mettere i sandali, perché altrimenti è un secondo, no? Ormai viaggiamo alla velocità della luce, a palla, a scheggia, come volete dire, non so, e non ci rendiamo conto che questi nomadi facevano chilometri e chilometri, normalmente per che cosa? Per trovare l'erba per le pecore. E quando non c'era più erba, non c'era più acqua, facevano sulla tenda e si spostavano. Abramo si sposta di tutta questa distanza su un'altra motivazione. E la motivazione di Abramo è tanto diversa, esci dalla tua terra e vai verso un posto che io ti indicherò, della serie fidati. Io ti prometto il cambio, abbiamo detto due cose, una terra e una discendenza. Per questo che quando poi Dio chiederà a Isacco, Abramo dirà, ma che storia è questa? Ma stavi giocando? Ho capito male. È per questo che quando Sara non rimane incinta dice, ma forse io ho capito male, perché c'è la storia famosa di Abramo e le querce di mamme che arrivano questi tre, e c'è Sara che sta, come stanno le donne all'epoca e anche adesso forse, dietro la tenda. Poi la tenda la porto qua alle origlia e lui, questi dicono lui loro fra un anno terrà un braccio il figlio e la sai da ridere e quando dopo viene lì e porta da mangiare con questi dentici poi riso e lei nega che si vergogna perché non si ride di una affermazione così seria, però dice proprio la Bibbia testuale, era finita Sara ciò che di solito viene alle donne, che vuol dire Sara sta in pausa, quindi ride e dice ma cioè che storia è questa? E qui vedete la magnificenza di Dio, perché Maria è una ragazzina vergine, Sara è una vecchia, Elisabetta sterile, però Dio fa sorgere sasse, pietre, fiori anche dalle pietre. E quindi Isaac nasce e fa dire il figlio della risata, il nome Isacco, che è molto bello perché se sai l'ebraico lo sai, se no non lo sai, figlio del riso. Perché Sara si ricorda di questo suo ridere e in qualche maniera vuole che tutta la vita questo figlio le ricordi che lei ha riso di Dio e che invece di Dio non si ride per niente, perché quando Dio promette poi mantiene. Ai suoi tempi, però, ecco, è per questo che quando poi Isacco viene chiesto in sacrificio, io adesso il testo non ce l'ho, cito a memoria, ma Dio dice, prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che tu ami. Tuo figlio, il tuo unico figlio, l'amato.
matrice di Gesù, Dio, questo è il mio figlio, l'amato. E dunque Isacco è prefigura di Gesù. Solo che, vedete quanto ce n'è, no? Di tutto questo. Solo che mentre Dio risparmia il figlio di Abramo, il dono è suo per noi. E per questo che Gesù dice, se è possibile, passi da me questo calice, non ce l'hai un'altra fretta, come abbiamo fatto con Isacco. Capite perché c'entra l'Antico Testamento? Se no non lo leggiamo il Nuovo, non si illumina. È come vedere l'ultima puntata di uno sceneggiato senza aver visto le prime tre serie. Non c'ha senso, non capisci nulla, perché, scusatemi il paragone irriverentissimo, però ecco, è chiaro? Ecco qua il viaggio di Giuseppe. Vado avanti perché sono troppi. Il viaggio del popolo ebraico dall'Egitto, guardate che razza di giro. Le tre Bibbie che abbiamo visto l'altra volta, non vi ricordate? Le tre Bibbie, la scansione del Bim, che tu Bim, ce la faccio stasera. La conquista della terra di Canaan, questo è quello che vedete, le 12 tribù, avevamo detto l'altra volta, poi l'ho cercato e l'ho trovato. Vedete che il nord viene conquistato dagli Assiri e al sud rimane soltanto Giuda, il regno di Giuda con capitale Gerusalemme. Naturalmente non ci sono solo giudei, ci sono anche un po' di tutti gli altri, però è il regno di Giuda che rimane giù. Il regno di Davide e Salomone. Davide e Salomone siamo al massimo dell'espansione della ricchezza, la divisione del regno, ancora qua, giù da sotto, vedete? L'esilio in Babilonia, questo per visualizzare quello che ho raccontato la volta scorsa. Sono problemi intorno dietro, dove fanno le cose? Filistei stanno su. Non ce l'era proprio, probabilmente sì. No, era sulla Filistina. Probabilmente sì. Però vedi, tutte queste zone sono sempre citate nei Vangeli, che ne so, la Decapoli, l'Idumea, sono zone che mentre io leggo il Vangelo, se le so visualizzare, cioè, che ci faccio? Per la parola di Dio la devo pregare. Sì, ma mi prego meglio. Diceva Ignazio di Loyola, che c'è il copyright degli esercizi spirituali, no? Io da ragazzino ho studiato con dai gesuiti e quindi gli esercizi spirituali mi si confanno molto, insomma, ci sono venuto su. E Ignazio dice, fra le tante cose, di fare quando si prega, c'è tutto un metodo. Bello, ma dice anche di fare la cosiddetta composizione di luogo, cioè se io sto leggendo la scena del presepe mi immedesimerò in qualcuno che sta davanti a quella scena, e sarò un pastore, e sarò una donna che porta l'acqua, e contemplo la scena fermandomi un momento. Allora è chiaro che la visualizzazione è un qualche cosa che mi tira dentro, che non mi lascia lì per il tempo di una maria un po' mi alzo e me ne vado. Se ho un po' di tempo da dare, il sapere queste cose, oltre alla mia personale curiosità, io so di geografia quanto di robotica, perché purtroppo facendo il liceo classico non sapevo niente di geografia. Però, ecco, vedere i luoghi di Gesù, oltre che andarci, perché io mi auguro di andarci, sono andata una volta sola e vivo per tornarci, voglio dire, quindi, oltre che andarci, ma anche solo visualizzarlo, qualcosa ci dice. L'esilio in Babilonia, il ritorno da Babilonia. Questi viaggi di andata e di ritorno.
la struttura della Bibbia cristiana adesso non ci interessa, anche perché l'abbiamo vista l'altra volta. Quindi ritorniamo sul nostro testo, perché noi stiamo facendo tutto questo cammino, io spero non vi annoi troppo, per poi far entrare sulla scena il personaggio della nostra storia, che è Gesù di Nazaret, figlio di Giuseppe il fariseo, il quale entra prepotentemente nella scena, venendo da questo popolo, con queste tradizioni, sapendo tutte queste cose, vestito in questo modo, eccetera, 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 e dice una cosa stranissima. E questa cosa stranissima è: adesso il regno di Dio è arrivato, il tempo è scaduto, dunque convertitevi e credete al Vangelo. Stiamo preparandoci per questo. E quindi stiamo facendo una strada faticosa, anche abbastanza in salita, temo, per riuscire a far entrare Gesù in scena, direbbe un regista, con tutte le meta, infra, contra, sopra, strutture che comporta l'essere nati in Giudea nel primo secolo. Va bene? E quindi con tutta la storia che c'è dietro. E questo l'abbiamo visto l'altra volta, la storia dei patriarchi, quindi io vado avanti. Ho ripreso un po' il discorso? Ci siete? Ecco, di Abramo voglio solo ricordarvi questo fatto, che il Dio che mi ama, il padre del Signore nostro Gesù Cristo, come lo chiama Paolo, si presenta ad Abramo non in un contesto avulso dalla sua realtà, ma proprio esattamente sotto la terra dove lui vive o subito fuori. Quindi è un Dio che mi viene a cercare e mi chiama ad uscire. Questo è un racconto di vocazione, come tanti altri poi, perché Dio chiama Abramo a fare una scelta completamente rivoluzionaria, a uscire da quella che è la sua abitudine e da fare tutto quel tragitto che abbiamo visto 4-5 decine fa. E Abramo ci va perché gli è stata fatta quella carota, no? La discendenza e la terra, però ci va anche perché ha avuto un'esperienza di Dio, perché se no, di fronte a una promessa del genere, nessuno, dentro è successo qualcosa. Quindi non c'è andato perché ha avuto una promessa elettorale, c'è andato perché dentro il cuore è scoppiato qualcosa. L'esperienza di Dio che ha fatto Abramo non ci è dato di sapere quale sia, però se voi stasera siete qui è perché qualcosa si è mosso dentro e vi ha detto: vabbè, andiamo a sentire che c'è da raccontare la scuola di teologia, perché sennò uno non prende la macchina e viene a seminare alle 7 di sera, ci sono tante cose belle da fare. Quindi se io sono qui e voi siete qui è perché speriamo che tutto questo ci porti, come Abramo, non a una terra e una discendenza, ma a un contatto con qualcuno che un giorno ci ha, tra virgolette, preso per mano. E quindi andiamo con lui. Che cosa fa Dio? Dio dona al popolo la legge, ma chiede in cambio una cosa: non avrai altri dei. Guardate, questo è il cuore dell'ebraismo. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno. I due nuclei fondamentali della legge in cui stanno tutti i 10 comandamenti sono il rapporto con Dio, i primi 3, il rapporto con gli altri, gli altri 7. Sono lievemente diversi nelle due formulazioni, con l'ebraico e con la cristiana, però quello è il rapporto con Dio e il rapporto con i miei fratelli. E vi ho detto di questa doppia natura di Dio, con queste due paroline strane che sono Hesed e la Hamim, vi ricordate? Una vuol dire giustizia, l'altra vuol dire addirittura utero, cioè Dio ha viscere di misericordia, Dio è padre ma anche madre.
Questo Dio è santo, quindi è lontano, ma è vicinissimo, perché mi viene a cercare a me. Quindi questo Dio stipula con me quello che chiama un'alleanza. Mosè come mediatore, e ecco, forse eravamo qui, la monarchia davidica all'onto di chiamare il Tempio di Gerusalemme. Abbiamo visto il Tempio noi, abbiamo visto che un po' di possanza, di meraviglia aveva, e quindi possiamo adesso con buona approssimazione capire quanto poteva dare fastidio alla frase: distruggete questo Tempio e io lo rifarò altri giorni. E vi ho detto, è una delle frasi per cui Gesù viene inchiodato sulla croce, perché avete visto che razza di roba era. E del resto basta andare a vedere il muro occidentale, già ci si rende conto che tipo di pietre sono. Abbiamo detto che si crea un certo momento fra Saul, Davide e Salomone, si crea il messianismo, perché soprattutto dopo di loro i re che arrivano non sono tutti secondo il cuore di Dio, anzi sono corrotti, sono peccatori. E dunque si crea l'attesa di un re futuro che verrà e che sarà il Messia, l'unto, il consacrato, l'inviato da Dio per riportare il mondo corrotto dal peccato allo shalom, cioè alla pace iniziale, all'armonia che regnava quando c'è stata la creazione. Questa attesa del Messia prevede dei profeti che l'annuncino. Ed ecco il sorgere del profetismo. Io non ci entro perché so che lo fate in altri modi, però il profeta, profemi, è colui che parla davanti a Dio, e il profeta, detto proprio in due parole, è quello che quando c'è da robustire ginocchia bianche dice: allora convertitevi, razza di stolti, nella predicazione di Giovanni Battista, no? Praticate la giustizia, difendete l'orfano, la verità, sgrida in buona parola, in buona sostanza. Quando invece c'è da consolare, il profeta fa questo, cioè è chiamato a una vita terrificante. Il profeta fa delle azioni simboliche sempre: prendi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, o Geremia quante ne deve fare, cioè ognuno di questi fa una vita segnata dall'intervento di Dio. Però dice un passo della Bibbia: il Signore ha parlato, come si fa a non profetare? E il criterio di veridicità del profeta o falso profeta si stabilisce in tutto il ciclo di Elia e di Eliseo. Io penso che voi sappiate, non vi devo spiegare, ma il profeta che dice una cosa e quella cosa non si avvera è un profeta falso, lo eliminerai dal tuo popolo. Quindi alla fine quel che il profeta dice si avvererà, e questo è il criterio, se no è un falso profeta. Una cosa che qui è chiara ed è ancora chiara oggi è che l'ebraismo non si fa immagini. Noi abbiamo avuto nella storia della Chiesa secoli di iconoplastia: si fa o non si fa immagine di Dio, Dio c'ha la barba, il triangolo in testa, ma il nostro modo di rappresentare Dio viene dal fatto che noi rappresentiamo Gesù. Però si è discusso a lungo se Dio si possa o non si possa rappresentare, perché debba essere eternamente vecchio non si sa in realtà, perché è padre, ma insomma. Però ecco, il Dio di Israele è talmente kadosh, cioè santo, che Israele non rappresenta mai Dio, neanche l'Islam rappresenta mai Dio, no? E dunque il Dio di Israele è il Dio santo, il Dio trascendente, non è presente nel suo tempio attraverso qualche immagine che lo renda tangibile, ma solo attraverso le tavole della legge, che secondo la tradizione erano state date a Mosè. È una misteriosa, anche se reale, presa di possesso di questa sua dimora costruita dal suo popolo. Intorno al Tempio, che diventa il punto centrale, poi ci fermiamo, dell'esperienza religiosa di Israele,
si costituisce anche una classe sacerdotale che è addetta alla sua cura in modo particolare al culto e ai sacrifici. Già in questo periodo, intorno al X secolo, troviamo dunque presenti in Israele i due pilastri, le due colonne che costituiranno fino all'epoca di Gesù la sua ossatura religiosa, la legge e il tempio. Gesù le tocca tutte e due. Dunque, il detto sul tempio è uno, ma anche la legge, Gesù va a dire qualcosa sull'osservanza della legge, cioè la legge vera è scritta nel cuore. E l'avevano già detto i profeti, non è una novità di Gesù, circoncidere il cuore, cioè inutile, dice Isaia, i tuoi lumi, i tuoi digiuni, io non li voglio. La vera giustizia è occuparsi del povero, dell'orfano, della vedova. Questo dal profeta Amos, del primo, fino in poi, tutti lo diranno: praticate la giustizia. Zedaka in ebraico. E poi, dopo, allora richiacchieriamo. Per cui Gesù già dice, ecco, contro queste persone che sono un certo tipo di fariseo, si scaglia, quindi contro, non contro la legge, contro una certa pratica, osservanza della legge che è solo apparente. E dentro siete pieni di ossa e morte, di tutte le bune e puzzate. E fuori però allungate le frange, i filatteri, eccetera, eccetera. Ci fermiamo 5 minuti? Bene. Tutto bene fin qui? Intanto ragionate se avete...